Amici di TV Luna, bentrovati, siamo ad Agerola al Festival sui Sentieri degli Dei. Siamo tornati a San Lazzaro, qui sul Parco della Colonia Montana, dopo la 2 giorni dedicata al teatro che è andata in scena nella meravigliosa cornice della Corte di Palazzo a Campora, dove abbiamo assistito alle interpretazioni superbe di Mariano Di Gillo e Corrado Tedeschi. Questa sera in paese c'è fermento, c'è grande emozione, perché ad esibirsi sul palco qui della Colonia Montana c'è una grandissima artista, una grandissima esponente della cultura napoletana, una grandissima esponente del teatro. E basta che vi dica il nome della serata perché voi capiate di chi si tratta. La serata si chiama O Babà è una cosa seria, una serata che è un tributo a Marisa Laurito, la grande interprete del teatro napoletano, che in questa chiacchierata amichevole con Gino Aveta avrà la possibilità di presentare il suo ultimo libro, Una vita scapricciata, e ripercorrere le tappe salienti di una carriera sfolgorante che da De Filippo fino ai giorni nostri ha avuto veramente una serie di successi incredibili, da quelli della notte con la scapigliata compagnia messa in piedi da Renzo Arbore e Nino Frassi, fino a Marisa Lanui e tante altre interpretazioni e apparizioni televisive che hanno lasciato il segno nel mondo della cultura. Al termine della serata, Marisa Laurito riceverà dalle mani del primo cittadino di Agerola, Luca Mascolo, il premio Salvatore Di Giacomo, che è uno dei 3 premi storici che vengono consegnati fin dalla prima edizione di questo festival e che sono stati poi affiancati da altri premi che poi andremo a vedere nelle prossime puntate. Questa sera, sulla Colonia Montana, si esibiranno in un tributo magico a questa grande artista, Flo con la sua voce melodiosa, le percussioni magiche di Tony Cercola e poi ci sarà anche una sorpresa gastronomica perché il grande pasticcere Pasquale Marigliano offrirà a tutto il pubblico presente in sala il babà. Ma prima dell'inizio dello spettacolo andremo sul luogo che ha ispirato Salvatore Di Giacomo nella composizione della sua lirica Luna d'Agerola, dedicata alla luna piena che abbiamo avuto modo anche di apprezzare noi durante queste serate, e lì troveremo il nostro amico, ormai diventato un amico nostro, un amico del pubblico di TV Luna, Franco Cuomo, che ci dirà qualche aneddoto particolare, ci svelerà segreti e misteri di questo rapporto straordinario che il grande poeta napoletano ha avuto con Agerola. Ed eccoci qui sul luogo dove Salvatore Di Giacomo trovò la sua ispirazione per comporre una delle sue liriche più belle, Luna d'Agerola. C'è qui il nostro amico Franco. Ciao Franco, ti salutiamo. Ciao. E ti ringraziamo per il tuo contributo determinante. E Franco ci dirà qualche informazione, qualche cenno storico, qualche curiosità legata al rapporto straordinario che il poeta aveva con Agerola. Qui alle nostre spalle c'è un panorama bellissimo, si può ammirare l'Isola dei Galli, i Capri, la penisola sorrentina, i Faraglioni, insomma, veramente un posto paradisiaco. C'è anche il fiore del Foro sotto di noi. Insomma, veramente un paradiso terrestre. L'amore di Di Giacomo per Agerola risale agli inizi del 1900. Infatti abbiamo una fotografia di Salvatore Di Giacomo seduto su questo muro datata 1907. Salvatore Di Giacomo veniva a villeggiare e risiedeva all'epoca la pensione Veralli, che ora non c'è più, e ha scritto tutte le sue lettere e note dalla pensione Veralli. Ha scritto anche Luna d'Agerola. Tarantella sia Agerola bella e d'autunno più bella si fa. Ma ve la lascerò sentire dalla voce di Vittorio De Sica più tardi. Questa canzone ebbe grandissima fortuna, vinse il Festival di Piedigrotta nel 1936, quando la musicò Evemaro Nardella. Veramente ebbe un grande successo. Salvatore Di Giacomo, al di là di scrivere Luna d'Agerola, amava Agerola per il buon mangiare, come diceva lui, per gli amici che si portava, perché poi dovete sapere che Di Giacomo da Agerola veniva con Bracco,
con Viviani di Castellammare, suo collega, e anche con Ferdinando Russo. Infatti Ferdinando Russo ha scritto un libro proprio su di Agerola. Un'altra persona che veniva da Agerola ai tempi di Giacomo era Benedetto Croce, e ancora di più, e sarà una sorpresa per tutti, inclusi gli agerolesi, abbiamo una lettera da Agerola di Gabriele D'Annunzio, che scrive a una sua amante e dice: io sto a villeggiare ad Agerola. Cosa bellissima. Dunque, Di Giacomo faceva parte di tutto questo gruppo di persone che veniva da Agerola. Nel mandare la poesia ad essere musicata, Di Giacomo scrive una lettera bellissima e dice che l'ha scritto tutto d'un getto, ed è il regalo che un paese vuol fare al paese in cui si è trovato benissimo. Salvatore Di Giacomo amava due posti, in verità, non solo Agerola: Agerola e Sant'Agata sui Golfo. Da qui se ne andava lì, da lì veniva qui, ma comunque nel suo cuore c'era Agerola per il buon mangiare, per il buon vino e, permettetemelo, per le belle donne. Di questa amicizia, che ci vogliamo molto bene, siamo molto amici e lavoriamo insieme da tantissimo tempo. Negli ultimi anni, anzi negli ultimi tempi, con Marisa abbiamo creato questo format che si chiama Scetate, che tutte le mattine alle 8 su Radio Rai si sente la mia voce, la sua voce, che annunciano un brano napoletano tutti i giorni, ed è una cosa per cercare di mantenere viva la memoria delle belle canzoni napoletane. E poi la nostra amicizia è quella che, cioè, abbiamo fatto tanti programmi insieme, da Marisa Lannui a finire, che ti posso dire, Guarda Stupisci, sempre chiaramente coordinati dal nostro super super coordinatore, che è Renzo Arbore, che è il nostro, diciamo, Deus ex machina, cioè ci ama e ci vuole bene sempre, come sempre. Tu con il festival Agerola sui sentieri degli dei hai un rapporto che dura da diversi anni. Ci puoi raccontare l'evoluzione di questo festival, le tue sensazioni a stare qui in questo luogo magico? In realtà il rapporto con il festival è cresciuto in questi ultimi due anni, solo quest'anno invece è decresciuto, perché, se si può dire, non so, il neologismo lo invento adesso, perché noi facciamo solo questa serata. Noi facevamo una rassegna che era una sorta di talk musicale, che si chiamava Una voce, una chitarra in un pochi TV. Quest'anno non la facciamo, però siamo stati accettati con questo progetto, che era una puntata speciale di It's Now or Never, il programma radiofonico. Fosse una pace e stare ritmi e suo viento, una faccia felice, tricesso e niente. Fosse una pace e te campa la vita contraria, e ma stesse che capa mutato per sotto e che viene per l'aria. Fosse capace scagna notte poi giorno, poi dovrei dormire, non dorma. Fosse capace, ma tu guarda lontano, senza riuscire niente, metta faccia in mano e manna sconna. Perché fosse capace tu non te ne accorgi, non te ne accorgi.
noi siamo onoratissimi di avere qui con noi stasera Marisa Laurito, appunto, che riceverà un premio che per noi è simbolico ed è importante, appunto il premio dedicato a Salvatore Di Giacomo, e siamo veramente felici e fieri di consegnarlo stasera a Marisa, che effettivamente, oltre ad essere una donna piena di energia, spiritosissima, è seriamente un interprete di quella che è la napoletanità più spontanea, più vera, più verace, direi, e naturale. E ci piace il fatto che stasera venga tra l'altro qui a calcare le nostre scene con uno spettacolo, appunto, che sicuramente verrà apprezzato dai nostri spettatori, perché sarà ricco di sorprese. O babà, è una cosa seria, e lei, interprete di questa ironia, appunto, ci saprà deliziare con probabilmente non solo la bellezza, la sua bellezza, la bellezza di lei come donna, appunto, e come interprete spiritosa del nostro territorio, ma anche con qualche gustosissima sorpresa. Quindi attendiamo delle belle. Il nostro festival ogni sera si arricchisce di sorprese e di veramente chicche eccezionali, quindi continuate a seguirci, perché siamo solo alla prima settimana, quindi già con due premi importanti in questa settimana e con tanti ospiti di onore, è tutto in salita, ma soprattutto è sempre più bello ogni serata. Viene, viene, suona, viene, scendere lontano, viene, scendere, suona, e mo piglia la pemmana, viene, scendere, suona, viene, non da ferma più, non ho spezzato di scella e non posso più volare. Sì, siamo al Parco della Colonia Montana. Questa sera ritorniamo in questa suggestiva location con lo straordinario spettacolo di Marisa Laurito, che è accompagnata da tanti suoi amici, Toni Cercola, Flo, con la magistrale conduzione della serata di Gino Aveta, che negli anni hanno dedicato tanto a questo festival, proponendoci una serie comunque di iniziative e di eventi di altissimo livello. Siamo onorati di ritornare al Parco della Colonia Montana con questa straordinaria artista partenopea che canta la cultura e la tradizione partenopea, e non poteva esserci artista migliore a cui assegnare il premio Salvatore Di Giacomo 2021. Sarà una serata all'insegna del divertimento, della cultura e dello spettacolo. Siamo onorati di accogliere tanto pubblico nel rispetto delle misure di sicurezza, in una location che si sposa perfettamente con il paesaggio e con una proposta artistica di primissimo livello. Ci fermeremo qualche giorno per consentire l'allestimento della serata del 31 luglio, leggerissima estate, che vedrà la partecipazione di tanti artisti: Paolo Belli, Sal Da Vinci, Pamela Prati, Random, Federico Salvatore. È un concerto a cui teniamo tantissimo, perché sarà registrato e mandato in onda su Rai 2 in data 11 agosto. Seguiranno altri eventi di primissimo livello, sempre al Parco della Colonia Montana, con Fabrizio Moro il 1 agosto, il premio Oscar Nicola Piovani, a cui verrà riconosciuto il premio HHT Onlus, che è il nostro charity partner che ci ha accompagnato nelle ultime edizioni, proponendoci anche una sensibilità rispetto a particolari temi sociali. E poi c'è il 2 e il 3 agosto l'evento clou con Ermal Meta. Avremo comunque giornate molto faticose, avremo giornate a cui dedicheremo tanto tempo e tanto spazio, ma che saranno poi le fatiche che metteremo in campo per consentire, per allestire al meglio tutto, saranno compensate poi dalla partecipazione e dall'affetto del pubblico. Viene, viene, suona, viene, non da ferma più, Già ci sta che scella e non ci affessi più.
potevamo celebrare meglio questo decennale che con il premio all'artista napoletana che più incarna la verve, la vivacità, la spontaneità, la genuinità di quella che è la grande tradizione teatrale, musicale, comica napoletana. Marisa, per quelli della mia generazione, rappresenta tutto questo e noi con grande orgoglio consegniamo a lei stasera il 10° premio di Giacomo, nel posto dove Di Giacomo ha scritto le note bellissime, le parole bellissime di Luna da Gerola, che sono state poi musicate sia dal maestro Verrilli che dal maestro Evemero Nardella, ma soprattutto in questo posto Di Giacomo rende onore a questa terra dicendo il giorno dopo, nella lettera che lui scrive al maestro Verrilli, che questo è il posto dove lui aveva sognato e dove si sogna ancora. Ebbene, in questo posto noi continuiamo a sognare strategie, prospettive di sviluppo, di crescita, anche di relax che rinfranca lo spirito e ci ricarica per affrontare le difficoltà della vita quotidiana, per affrontare le difficoltà di questo momento difficile della pandemia, ma che noi dobbiamo superare pensando positivo, e meglio delle parole di Di Giacomo nessuno ci può far pensare positivo. Quindi il premio Di Giacomo a Marisa Laurita rappresenta tutto questo e rappresenta la vostra voglia di inseguire il futuro. E qui stasera ha un premio che è il 10° premio di Giacomo a lei, ma è un'opera originale, unica, del maestro Alberto Silvestri, che stasera purtroppo non è insieme a noi perché ha qualche problema. A lui va il nostro saluto e un caloroso applauso di prestissima guarigione, lo aspettiamo in mezzo a noi. Il premio, come tutti i premi, ha una motivazione che ti leggo: ad un simbolo della nostra terra, così forte, caparbia, determinata, proprio come la donna che sei, artista poliedrica e fascinosa, dal sorriso incantatore. Grazie, ma che meraviglia! Ma poi il premio di Giacomo era De Maggett Cadea Nanzina, ecco. A schiocca schiocca lì c'è la rossa. Grazie, meraviglioso. Ma c'è un motivo perché tu hai avuto il premio di Giacomo. Ecco qua. Glielo tolgo dalle mani. Ecco, è complicato da tenere in mano perché è grosso, ma ad uso dei fotografi. Allora, dici il motivo. Allora, devi sapere che Di Giacomo veniva a villeggiare ad Agerola. Era intelligente. Molto. Ed è stato ad Agerola fino al 1909. E ad Agerola veniva perché c'era l'aria buona all'epoca, si mangiava bene, non c'era il caldo della città e lui si riprendeva, il suo fisico si rigenerava qui. Vabbè, ma anche oggi è così. Anche oggi, venire qui è rigenerante. Intanto mi avete fatto una sorpresa perché non sapevo che dovevo ricevere un premio, quindi sono molto contenta di ricevere questo premio, ovviamente dedicato a Salvatore Di Giacomo, perché, che possiamo dire, un sommo poeta, era De Maggett Cadea Nanzina. Fortunatamente sono stato, ho visto anche la sua casa e il suo ciliegio da dove cadevano queste cerase. Quindi Gino è un amico di vecchia data, un professionista straordinario con cui ho il piacere di collaborare per il Teatro Trianon, e quindi sono molto contenta di essere qua.